Questa frase che si ripete come un mantra, pensa a cantare, che è come se io dicessi pensate a fare gli ingegneri, pensate a fare i cappuccini al bar. 13 anni che non entro qui. Ciao! Sei tornata alle origini? Sì, sì. Oh mio Dio! Non vengo dal 2009 qui dentro. Qua era la terza B. Ero sempre in questo banco perché dicevo voglio stare anche in primo banco così mi faccio i pezzi miei, però intanto a scuola non vado bene, sono uscita con il 10. Le scuole medie sono sempre tipo il periodo della vita peggiore, penso. In realtà alle scuole medie ho scoperto un sacco di cose di me. Ho fatto 10 anni di agonismo, di ginnastica artistica, non si direbbe perché non sono più sciolta. E su queste spalliere maledette ero sempre in punizione perché chiacchieravo un sacco. Sempre in questa scuola studiavo anche pianoforte, studiavo basso elettrico. Questo luogo ha visto un sacco di riflessioni. Nello sport, così come nella musica, io ho sempre percepito ci fosse la componente di disciplina ferrea, o più o meno ferrea, e la componente invece anche di follia e di creatività. Sicuramente fin da piccola ho un po' imparato tutte quelle che sono le famose rinunce, i sacrifici, l'andare a letto presto, il mangiare bene. 5 minuti. No, no, io non posso. No, no, non posso bere, raga, mi sto preparando per il spritz. No, spritz, che è difficilissimo, però. Cioè, ogni giorno ti scrive qualcuno, facciamo aperitivo, e io con la ginger beer, capito? Con la coca zero. Ciao bella! Ciao! Bene, siamo a fare un'intervista qui. Sì! Sì, onestamente mi bullizzavano perché ero un po'... E poi mi vestivo in maniera forse un po' strana, non lo so. Io ogni tanto se pensavo di dover venire a scuola qua, mi veniva proprio con atti di vomito, non dormivo. Però alla fine ho trovato il mio spazio. Secondo me la cosa importante è proprio che tu trovi il tuo spazio e gli insegnanti devono aiutarti a trovare il tuo spazio. Questa appunto è la cittadina in cui sono nata, cresciuta. Quando mi dicono bastano le grappa, ovvio, bevete grappa. Questa è la libreria Palazzo Roberti, che è una delle librerie più belle d'Italia. Però questo posto per me è speciale anche per un altro motivo, e che adesso vi faccio vedere. Ah! Madonna mia, da quanto che non vengo. Che forte. Quando ero una liceale scapestrata, venivo qui. Avevo 14-15 anni e andavo dalle proprietarie della libreria e chiedevo loro se potevo usare il pianoforte. Loro hanno sempre acconsentito e venivano le mie amiche a sentire le cose che avevo scritto. Una cosa che mi fa molto dispiacere è che il sistema scolastico dia pochissimo spazio alla musica. Il problema è che è come se il sistema scolastico ti dicesse tu per valere qualcosa devi rispondere a questi requisiti, però non abbiamo tutti lo stesso tipo né di intelligenza né di sensibilità. Se avessi avuto la possibilità di studiare musica al liceo, magari avrei potuto in qualche modo sentirmi più al mio posto, trovare anche il mio spazio in maniera più consapevole. Qui siamo in un posto magico, bellissimo, è la Villa Bianchi Michiel. È un posto magico e è praticamente attaccato a casa mia. E su questo prato qui davanti mi sono messa un sacco di volte nella mia vita, proprio stesa, a scrivere canzoni. Questo era proprio il mio posto. E ho sempre seguito lo sport in generale, con grande passione. E quindi ogni volta che parlo di Formula 1 o di calcio ricevo costantemente insulti e questa frase che si ripete come un mantra, pensa a cantare. E mi ferisce perché è totalmente stupida, perché è come se io dicessi a loro pensate a fare i cappuccini al bar, pensate a fare gli ingegneri. Se segui il calcio, sei una donna, devi sapere le regole del fuorigioco, devi sapere almeno 5 giocatori della Lazio. Ma perché? Cioè, tu vuoi davvero dirmi che sai tutti i giocatori di tutte le squadre di Serie A a memoria? Un po' come quando ho diretto appunto l'orchestra che mi dicevano ma che esami hai fatto? E ora li ho fatti ma non te li dico. Cioè, perché... Noto sempre una certa preoccupazione quando è una donna a fare qualcosa, è una cosa che percepisco su di me. Tu sali lì e dici
devo dimostrare, no, non devo dimostrare, ma vaffanculo, cioè, fartela vedere cosa, cioè. Questo è il posto dove mi sono allenata un sacco di volte. Tra l'altro c'è sempre stata questa cosa della competizione, che è una cosa che ho sempre vissuto male, ma soprattutto è una cosa che dopo detesto quando viene applicata alla musica. C'è questa cosa delle classifiche. La musica non può essere un sistema competitivo perché si basa su cose troppo soggettive che riguardano troppo la tua emotività. X Factor si basa su eliminazioni di concorrenti, però io me la sono davvero vissuta come se fosse un campus. Per me la musica è sempre stato qualcosa oltre, come se ci fosse due binari. C'è il mio percorso professionale, c'è la musica, e spesso questi binari si incrociano, però non è detto che la musica vada sempre alla stessa velocità, anzi è bene che non lo sia, secondo me. Devi anche imparare a ricordarti che la musica è oltre certe dinamiche, appunto, di numeri e competizioni. Io credo tanto questa cosa qua, quando salgo sul palco cerco sempre di ricordarmi che c'è una distinzione importante tra il canto e la voce. Io non sono soltanto quello che faccio, io non sono soltanto le mie canzoni, e io difendo orgogliosamente questa cosa, perché altrimenti si rischia di pensare che si merita di essere amati e apprezzati soltanto per quello che si fa, soltanto per il proprio canto, e invece noi siamo in primis voce. Liberami.